Le gambe hanno senso solo se sottoposte alla gravità terrestre. Hanno senso solo sulla Terra. E lo stesso vale per le braccia e le mani. Dunque, un'intera parte della nostra organizzazione ha un senso, così come è conformata, solo perché siamo uomini terrestri. Quel che siamo come esseri terrestri non ha alcun senso per il cosmo. Giungendo sulla Terra come entità animico-spirituali, tenderemmo quindi a costruirci un'organizzazione del tutto differente. Vorremmo formare un cerchio e in esso creare strutture diverse, rifiutando il modello umano che non ha alcun senso per il cosmo. Esso ci viene dato solo come modello e noi conformiamo il secondo uomo sulla sua base. Per questo, nel primo periodo della vita, osserviamo una continua lotta tra quel che portiamo dalla nostra esistenza precedente e quel che ci viene fornito dalla corrente ereditaria. Queste forze si combattono e l'espressione di questa lotta sono le malattie infantili. Ora, si pensi quanto l'entità umana animico-spirituale è intimamente collegata con l'organizzazione fisica durante la prima infanzia. Vediamo come i denti permanenti scostino i denti decidui, come si comportino gli uni verso gli altri. Così si comporta l'intero secondo corpo verso il primo. Solo nel secondo uomo vive l'essere sovrasensibile, nel primo un modello terreno estraneo. Essi lavorano l'uno nell'altro, osservando questo reciproco lavoro nel giusto modo. Vediamo che per un certo periodo l'essere interiore, che proviene come entità animico-spirituale dall'esistenza preterrena, può prevalere in modo eccessivo e lavorare in modo molto intenso nel fisico, orientandosi fortemente secondo il modello, ferendolo e colpendolo dappertutto, come a dire: voglio ottenere questa forma. Questa lotta si manifesta nella scarlattina. Se invece l'uomo interiore è delicato e si tira sempre indietro, se trasforma le sostanze assorbite più a propria immagine e combatte il modello, la lotta si traduce in morbillo. Così, nelle malattie infantili si manifesta un antagonismo. Aperta parentesi. Rudolf Steiner sviluppa il concetto di secondo uomo come elemento artistico elaborato dall'uomo preterreno prenatale e afferma: così l'elemento preterreno elabora il secondo corpo fisico, quello che è presente dal settimo al quattordicesimo anno, sulla base delle forze preterrene, ma attenendosi in primo luogo al modello ricevuto dalle forze ereditarie. 21 aprile 1924.